rieccomi di nuovo qui a Palazzo Santelli a Palermo per il Panettone Senza Confini, una manifestazione a sfondo benefico con il maestro Iginio Massari, ma anche e soprattutto con la figlia Deborah. Deborah Massari che ha seguito le orme del babbo. Però vorrei, come mio solito, cominciare dalle origini. Dalla nascita? Esageriamo di... Allora, no, dalle origini nel senso... è facile, no? Dire, ah vabbè, è figlia di Gina Massari, ha fatto la pasticcera. Mm-hmm. Invece, cominciando da quando Deborah era piccola, magari se aveva qualche passione, come si è approcciata poi magari alla pasticceria, che studi ha condotto, ecco, il percorso che l'ha portata in pasticceria. Allora, inconsciamente, molto probabilmente la pasticceria è sempre stata dentro di me, perché io ho sempre vissuto la pasticceria, per cui da piccolina ero in laboratorio, sentivo i profumi, assaggiavo comunque i dolci, per cui il mio palato si è formato sui dolci di mio padre. Ho finito il liceo scientifico, mi sono iscritta all'università e mi sono iscritta non a caso all'università di Agraria e mi sono laureata in scienze e tecnologie alimentari. Quindi io non volevo fare la pasticcera da subito, in realtà volevo sviluppare delle linee di prodotto innovative, per cui quando mi sono laureata io andava di moda la dieta zona, volevo sviluppare dei prodotti per diabetici. Arrivata in pasticceria, mio padre mi ha detto: no, aspetta, tu vieni qua, lavori con me, fai quello che ti dico io. Per cui mi sono beccata una decina di anni di gavetta come operaia al quinto livello. Non mi ha dato spazio per fare nulla, ma mi ha messo alla prova, per cui magazzino, addirittura mi ha messo al bar, al servizio ai tavoli, mi ha messo in laboratorio. Io in tutto questo tempo però poi sono riuscita a codificare i prodotti e a standardizzarli, perché una volta che sono standardizzati uno li rende replicabili e quindi è tutto più semplice. Grande lavoro. Poi sì. Grazie a mio fratello invece, che lui è molto sulla macchina, sul macchinario, insieme prodotto e macchinario abbiamo adattato la macchina al prodotto, il che vuol dire che riusciamo ad avere il prodotto migliore avendo una tecnologia personalizzata. Esatto. Sì. Ok. Però nel frattempo Deborah ha delle sue passioni che non sono la pasticceria, no? Che gli piace coltivare nei rari momenti liberi. Passioni? Sì. La mia passione principale sono i miei figli, perché sono una mamma molto presente, ci tengo a stare con loro. E ho fatto danza classica da piccolina fino a 18 anni, ho ripreso quest'anno con una mia amica, con un gruppo di mamme, ecco. Ci divertiamo tantissimo. Quindi figli, vabbè, la famiglia, ma anche alla danza classica possiamo dire che è una cosa che comunque ti continua a interessare. Sì. Quindi io non nasco come pasticcera, ma divento pasticcera. Divento pasticcera perché ovviamente una volta che ho finito il mio percorso di codificazione mi metto alla prova vera e propria, quindi manualmente. Io prima volevo conoscere bene il prodotto, dopodiché ho fatto il percorso inverso. L'anno scorso sono entrata in accademia, nell'accademia ho dovuto sostenere ovviamente l'esame. Ho avuto delle ritrosie da parte di alcuni accademici, per cui ho trovato degli scontri più dal punto di vista umano, diciamo, che tecnico. Superati però alla grande. Per il fatto che eri di sesso femminile? No, forse perché non mi vedevano come pasticcera, mi vedevano più, non so come, cioè in realtà non lo so, non mi interessa, anche perché mi sono riscattata ampiamente. Alla fine. Immagino. Sì. Bene, quando sei a tavola, quindi parliamo di piatti salati, cosa ti piace mangiare? Leggero, sì, leggero. Ma c'è un piatto particolare a cui non riesci a resistere? Allora, io sono innamorata del minestrone. Anche tu, hai già sette in due, come il babbo. Anche mio papà il minestrone, quindi è una cosa ereditaria. sono innamorata della carne rossa, purché sia magra, e del pesce, tutto, qualsiasi tipo. È un piatto, però, vabbè, quindi il minestrone, ma se volessi... Il risotto alla parmigiana. Sotto la parmigiana, perfetto. E invece facciamo finta che Deborah non è pasticcera, entra in una pasticceria che non è quella del babbo. Ok. La prima cosa che compra, che proprio non riesce a resistere, come dolce? Mille sfoglie. Mi sembra un po' come il babbo. Pure lui, vabbè, ma mi copi allora.
Posso garantire che lei è la figlia di Gino Mazzari, tutto e per tutto. Bene, grazie Debora che è senza H, specifichiamo, lo Senza dico, si vede qua la giacca. senza. Grazie mille, eri venuta già altre volte in Sicilia? Sì, sono venuta in vacanza. Mai per professione, solo per No, per vacanza? professione mai, no, è la prima Bene, volta. A perfetto. E dove sei stata? Cefalù e a Palermo. Perfetto, grazie mille. Grazie Buon a rientro a te. Brescia allora. Grazie mille. Grazie e complimenti. Grazie, ciao, a Grazie. presto.